Premier, addio. Nel video di oggi ti voglio raccontare perché ho deciso proprio ora di mollare definitivamente Premiere ed editare tutti i miei video con Resolve. Ma perché mollare Premiere proprio ora? Perché con la nuova versione di Resolve, la 18.5, quella che è ancora in beta, hanno aggiunto dei tool pazzeschi che io personalmente non posso più ignorare e secondo me non dovreste farlo neanche voi. Primo tool in questione, sottotitoli automatici. Eh sì, siamo ancora di nuovo qui a parlare di sub, ma per una ragione. Ormai nel 2023 non si può stare senza questa funzione e non averla all'interno di Resolve obiettivamente era qualcosa che mi faceva rimanere molto ancorato ancora a Premiere. Io devo finire il mio editing, un click, sub automatico, bam, pronto per la condivisione. Per creare i sottotitoli automatici vi basterà andare su Timeline, Create, Subtitles from Audio e poi vi apparirà la solita finestra per settare il sottotitolo. Ma sapete qual è la cosa bella? Che Blackmagic non si è scordata di noi. Fino a qualche giorno fa infatti la lingua italiana non era disponibile per i sub automatici e infatti nella prima versione di questo video io avevo scritto una supplica a Blackmagic perché si ricordasse di noi e inserisse anche la nostra lingua, ma mi hanno battuto sul tempo. Bravi. Una volta creato il sub, dall'Inspector ho la voce Captions per navigare tra i vari sottotitoli e la voce Track per modificare l'aspetto complessivo. Quello che secondo me trovo ancora un po' antiquato in questi sub automatici è la poca customizzazione del sub in generale, ossia una roba che su Premiere veniva fatta attraverso una funzione che si chiama Update Captions to Graphics e poi applicare tutti i vari effetti tipici delle grafiche, come ad esempio degli zoom in, degli zoom out, per rendere il sub ancora più figo. Funzione numero 2, organizzazione automatica. Quando ho cominciato a fare video nel 2019, che non vi farò vedere perché non sono invecchiati così bene, avevo coniato uno slogan: ordine e precisione, ma ovviamente l'organizzazione comporta un dispendio di tempo. Quindi se tu, mio caro amico software, non solo mi fai risparmiare tempo e mi aiuti a organizzare meglio il mio materiale, avrai il mio amore per sempre. La vecchia versione già esistevano gli smart bin per dividere i video, gli audio, ma ora nell'edit page, grazie all'IA, potrai dividere proprio all'interno dello stesso smart bin i file audio per tipologia. Ed è facilissimo: entrate nella cartella audio, selezionate tutto, poi clic destro, auto classification. Fatto. Sì, lo so, organizzare il materiale non è sicuramente un lavoro divertente, ma va fatto. Se ho la possibilità di sfruttare l'IA per fare il mio stesso lavoro al posto mio e con un clic, non posso essere che contento. Ora siate sinceri, alzi la mano chi non ama fare le rampe su Premiere. Raga, diciamoci la verità, le rampe sono bellissime, ma farle su Premiere è semplice, ma potrebbe essere gestito tutto meglio. E sapete perché? Perché ogni volta che devo fare una rampa devo fare clic destro, poi selezionare speed, allargare la traccia perché sennò non mi si vede bene, zoomare la timeline, tempo perso. Ed ecco perché tanti poi finiscono su Premiere a fare le rampe in modo più casereccio attraverso i tagli. Ma non è che la vecchia versione di Resolve fosse tanto da meno, eh? Finalmente con la beta, ora prendo la ritaglia Time Curve da qui, la prima voce che si trova di default è quella del Retime Speed, quindi posso subito mettere i keyframe e divertirmi con le rampe. Sono questi micro dettagli che vi faranno montare a 200 all'ora. Un'altra funzione fondamentale di Resolve è la stabilizzazione multipla. Io con lo stabilizzatore di Premiere ci ho sempre un po' litigato, il famoso Warp Stabilizer, perché mi faceva sempre perdere un sacco di tempo. Ma perché se io voglio stabilizzare una clip non posso mettere lo stabilizzatore su una clip in slow motion e quindi sono costretto a fare il nest e poi ad applicare lo stabilizzatore? Ma anche Resolve aveva i suoi problemi. È vero che non dovevo fare tutto questo giro per stabilizzare una clip, ma ne potevo stabilizzare una alla volta. Ma finalmente con la 18.5 è arrivata la stabilizzazione multipla. Seleziono tutte le mie clip, vado nell'Inspector, stabilizzo, boom, fatto. Sono convinto che l'incubo di ogni editor è questo: tu stai lì, monti 10 ore il video perfetto e mentre stai per chiudere il tuo lavoro con l'ultima clip, il computer crash, ma Resolve ha inserito una funzione ancora più figa che sono i backup delle timeline. Ora infatti è possibile dalle preferenze, nello specifico da Project and Save, attivare questa funzione. Con un semplice clic destro dalla mia timeline posso attivare il Restore Timeline Backup. Ottimo non solo per eventuali crash, ma anche per recuperare la versione precedente di quel video. Magari l'edit di ieri vi convinceva di più, perfetto, utilizzate questa funzione e lo recuperate. Ma prima di passare agli altri tool inseriti
con la nuova versione 18.5 di Resolve, voglio rispondere a una domanda che sicuramente in questo momento vi starete facendo tutti. Come mai non sono ancora iscritto al canale di Gianmarco? No? Non era questa la domanda? Ok, però già che ci state, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per continuare ad avere questi mega video. Torniamo alla vera domanda che sicuramente vi starete facendo ora. Dopo anni e anni di Premiere, l'hai veramente mollato per queste quattro cose? In che senso? Gli aggiornamenti fatti con la beta 18.5 sono stati solo l'ultima spinta verso un programma che in realtà già usavo, ma non era il mio compagno di editing quotidiano. Quindi se state valutando il passaggio da Premiere a Resolve, vi dico quali sono secondo me i pregi più grandi di questo programma. E poi torniamo alle nuove funzioni. Primo punto per importanza, la color. Non sapete quanto mi mancava avere questi tool a portata di click H24. Editando con Premiere poi mi portavo la timeline dentro Resolve. E non vi nego che tante volte potresti essere tentato da dire: ma sai che c'è? Adesso devo fare il conforming, mi devo portare tutta questa roba di là, ma lasciamo perdere, ma coloriamo con Premiere, che per carità ha dei buoni tool, ma non sono assolutamente paragonabili a Resolve. Re indiscusso della color correction e del color grading, DaVinci è inarrivabile. Altro aspetto che mi piace tantissimo è l'interfaccia, perché ci descrive in maniera fluida tutto il processo della lavorazione di un video, perché vi basterà seguire le tab che avete sotto: media per importare tutto il vostro materiale, cut ed edit per tagliare, poi c'è quella degli effetti, poi quella della color, poi quella del suono, infine ad arrivare a quella dell'export. Seguendo questo ordine saprete già come muovervi, anche se c'è da dire che Premiere secondo me dal punto di vista dell'interfaccia batte Resolve su un aspetto: posso andare a modificare la grandezza delle finestre, ed è una cosa che su Resolve obiettivamente avere tutto così fisso mi pesa un po', ma gliela facciamo passare a Blackmagic. Altra funzione che adoro di Resolve è la gestione dei database. I database li dovete immaginare come delle grandi cartelle al cui interno sono archiviate tutti i vostri progetti o i progetti che decidete di archiviare proprio in quel database. Potete crearne uno ad esempio con tutti i vostri video YouTube, cosa molto diversa da Premiere, perché Premiere ragiona con i singoli progetti che solitamente, se uno è ordinato e preciso, li va a piazzare nella cartella con tutto il materiale. Con Resolve invece posso archiviare tutti i miei progetti nello stesso database e, cosa ancora più figa, posso sfruttare i Power Bins per condividere da un progetto all'altro il mio materiale. E che vuol dire? Significa che se utilizzo per esempio degli elementi ricorrenti all'interno dei miei video YouTube, una grafica, una scritta, un intro, io posso creare un Power Bin e inserire tutti questi asset all'interno, e io avrò accesso a quel Power Bin da tutti i progetti che sono all'interno del mio database senza doverlo rimportare ogni volta. E questa, raga, vi assicuro che è una figata clamorosa che vi farà risparmiare una quantità esorbitante di tempo. Altro aspetto un po' più superficiale ma comunque non trascurabile, raga, è questo: il soldo, perché la licenza studio di Resolve costa 280 euro circa e vi rimane a vita. Non dovete più pagare un abbonamento mensile ogni anno per tutti i software che utilizzate, perché Resolve al suo interno ha tutto. Pagate una volta ed è fatta. Bel risparmio, no? Altra funzione fondamentale, i keyframe in tempo reale. Sapete quanto io tenga all'edit fatto bene, e parte di un editing secondo me super è anche animare degli elementi a schermo. E non sapete quanto mi dava fastidio che su Resolve non potessi muovere i keyframe in tempo reale mentre la mia clip andava in play. Altra roba che mi piace tantissimo è l'adattamento in verticale automatico dei video orizzontali. Ora lo sappiamo quanto è importante pubblicare dei content su tutte le piattaforme, lo faccio anch'io. Prendo magari il mio contenuto master che pubblico qui su YouTube, faccio 3 o 4 edit di contenuti verticali, quindi è importantissimo velocizzare questa fase di lavoro, soprattutto nel 2023. Ora con Resolve ti basterà andare su Timeline Settings e poi selezionare Vertical Video, e in automatico in questa finestra apparirà la voce Scale Full Frame with Crop, e con un click il vostro video in 9/16 è pronto. Scegliete il software che per come siete voi e per quello che fate vi permette di lavorare più velocemente e più serenamente possibile, soprattutto se poi dovete passare 10 ore a montare i video che girate. Io capisco quanto sia duro affrontare lo scoglio del cambiare software, perché sono anni che lavoro in questo mondo, però pensate che le abitudini si possono ricostruire, la tastiera si può rimappare, tra l'altro anche con gli stessi tasti. Questa è la chiave del buon filmmaker, del filmmaker professionista che vuole crescere sempre. Anche perché qual è l'obiettivo del filmmaker se non fare bei video nel minor tempo possibile? L'ultima funzione che mi ha fatto pensare: ok, forse è arrivato il momento di passare a Resolve con questa 18.5, è il relight. Ma una
funzione troppo corposa per non dedicargli un video a tema. Spero che questa riflessione sullo switch da Premiere a Resolve vi possa essere utile, quindi se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!